sono qui bene, Carella, grazie. Sperando che si sente in TikTok pure. Giuseppe, fratello, ti prego, se mi senti, dimmelo. Se mi sentite, scrivete se mi sentite in TikTok, per favore. Sono telefoni vecchi e non vorrei che non mi sentite. Ditemi se mi sentite. Ok. Ah, Giuseppe, mi sentite? Sì, la sento da Napoli. Perfetto, gloria a Dio. Allora, stasera, quando sono venuto del lavoro, mi ha chiamato la sorella Giovanna, ve lo dico in anteprima a tutti, e viene registrato. È già quasi 15 giorni che poverina soffriva di qualcosa che l'ha tenuto diversi anni, da quando si è sposata, Giovanna. Dio è potente. E stasera, quando sono venuto da lavorare, ci ho detto: se non guarisci stasera ti do un colpo in testa. E allora si è timidata ed è guarita. È guarita sorella Giovanni, fratello, sorella, fai festa. Una persona anziana si è tolto il peso che aveva. Poi vi faccio vedere il filmato. Sì, stasera, Antonella, ascoltami, c'è una registrazione in WhatsApp in anteprima che potete sentire la voce della sorella, che guarirà se lei ce la mette tutta. Se ce la mette tutta, vero sorella? Ce la metti tutta? Però devi gridare di più forte perché viene registrata in TikTok. Grida. Perfetto. Mi sono recata nella clinica Gipino per fare un intervento. Eravamo quante cose sistemate. È arrivato l'emocromo, mi hanno provato l'anemia e il ferro proprio bassissimo. La dottoressa Garofalo mi ha detto che non potevo fare l'intervento perché potevo rischiare la mia vita. Mi ha dato dei farmaci. Una è la pillola dell'anemia, l'altra del ferum mezzogiorno e sera, e la pillola per fare bloccare il ciclo. Perfetto. Tutto qua. Io ho avuto tantissime interferenze ed ho paura della sala operatoria. Quando ero piccolo sono incominciata che avevo 4 anni alle noi del consiglio ospedale acideale. Perfetto. Mi è venuto l'emorragia. E poi mi hanno all'anno di nuovo operata. Gloria. Poi ho avuto un'appendicite a 13 anni, cronica, a pronto soccorso. Dopo ho avuto a 20 anni il primo cesareo che è nato il mio primo gioiello. Sì. Sono diventata mamma giovanissima. Mm. Poi ho avuto un altro cesareo a 27 anni. Una policisti mi hanno tolto. Una liposcultura ho fatto, un neotumorale al dito e poi ho tolto anche
tallone con un dolore proprio fortissimo di oggi, ma Gesù con una disperata e dolore che io avevo, un mini bypass che ho fatto e oggi mi hanno trovato un male febbrone coperto tutto l'utero, che i medici hanno avuto paura perché dicono che quando aprono, la dottoressa non so perché, non vede l'ora di toglierlo, perché è 11,5 cm ha coperto tutto l'utero. Perciò lei mi ha detto, se io ti apro oggi e noi facciamo questo intervento, io, amore mio, non ho neanche come darti sangue, perché purtroppo sono anche portatore mediterraneo. Perciò la dottoressa e il dottore Di Leo non hanno voluto rischiare la mia vita. Io subito ho pensato al fratello Angelo, seduto in clinica Gibino, ho detto, fratello, più tardi ti faccio sapere che io sono qua, che non mi hanno fatto l'intervento. Grazie a Gesù che ha aperto tutte le porte del paradiso. Gloria a Dio. Non mi ha abbandonato e oggi l'ho messo anche da Facebook. Ho ringraziato immensamente a Dio di proteggermi ogni giorno nel mio cammino della mia vita. Solo Lui mi può aiutare, perché purtroppo non tutte le persone sono come noi che abbiamo un cuore umile. Perché per me quello che conta, fratello, è il cuore umile. Io oggi pensavo a mio marito, lo guardavo e mi uscivano anche le lacrime, perché io non so come mi finisce. Ho abbracciato i miei figli e si chiedo nelle tue mani, già sono uscita da casa, che ho detto queste semplici parole, ho aperto la porta, Dio aiutami, Dio, tu sai quello che dobbiamo fare. Amen. Io ho chiuso la porta in casa mia. Gloria a Dio. Hai detto tutto, sorella? Tutto? Sì, amore. Perfetto. Grazie del Signore, grazie fratello. Veramente bisogna amare a tutti i fratelli come se amassimo Gesù. E questo amore che ci coinvolge ci guarisce. La sorella Giovanna è guarita per questo, perché ha messo tutto. Gloria a Dio. Alla trachea hanno rotto tutto, perché purtroppo mia nonna viene di tumori, carcinoma, papilliferi. E io che sono la figlia, fratello, nel mio cuore ho paura quando aprono quello che trovo. Non ti preoccupare, sorella. Allora Fabio, avvisa anche il fratello Maurizio, per favore. Digli che siamo nel profilo, che può entrare. Angelo Piccone 5. Angelo Piccone 5. Hai capito? Fabio. Una felice notte a tutti quanti. Purtroppo mi sono sbrigato adesso di tutte le cose che avevo in previsione. Ma nonostante non vi ho dimenticati, sono qui. Avvisate tutti e buttate tutti in questa live, anche che notte, non ha importanza. Buttatevi in queste live come collegamento in tutto il mondo. Perché a noi ci basta anche 10 minuti di live per dimostrare che abbiamo un Dio grande e potente che non ci abbandona. Bastano poche parole concrete per realizzare la nostra vita.